City nel frattempo in questo istante. Antonazzo, Branzani, ancora Antonazzo, se ne va fra due, bravo Antonazzo, attenzione, poi resiste ancora ad una carica, attenzione a Rantier che se ne va tutto solo, Rantier il traversone, non funziona. Penzalfini, Branzani, Antonazzo adesso, siamo sempre a centrocampo, Penzalfini tutto di prima, buono il lavoro verso Branzani che adesso deve effettuare il traversone, è in posizione dalla destra, tallonato da un avversario, parte il cross, Osmanzi, che palla gol! Che palla gol al quindicesimo! Sembrava dentro quella palla, guardate Branzani, rivediamo la moviola, parte il traversone, Osmanzi ha sprecato l'impossibile. Utrupi che ha lanciato Girardi, il quale cerca di evitare il fallo laterale, vi riesce, avanza il Taranto con Girardi che fa partire un cross, attenzione, provvidenziale, Cusaro, Garufo cerca di rilanciare, lo fa egregiamente verso Osmanzi che dialoga con Girardi, attenzione ai due che se ne vanno in contropiede, due contro due, tre contro due perché c'è anche Rantier dall'altra parte, tutto solo Girardi, grande tiro di sinistro, palla fuori incredibilmente, c'era Rantier solissimo, guardate Osmanzi che ha dato a Girardi, il quale ha cercato appena dentro l'area di rigore un sinistro violento. Ecco il fischio dell'arbitro, il destro di Coresi e la parata di Bremek. È preda di Girardi che serve Rantier. Buona la verticalizzazione per Osmanzi. Se ne va in contropiede il Taranto. Uno contro uno. Osmanzi prova la fonda. Attenzione a sì. Il tiro e la palla sull'esterno della rete. Ancora un'occasione per il Taranto. Il Taranto si schiera alla destra dei vostri teleschermi, della nostra postazione, con la maglia bianca, pantaloncini blu e calzettoni bianchi, partiti in questo istante. Palla a terra da parte di Antonazzo che sulla corsia di sua competenza da Rantier, da questi a Girardi, siamo al limite dell'area, la conclusione di Girardi e la palla di esterno sull'esterno della rete, termina sul fondo sinistro di Girardi all'ottavo minuto, pericoloso dal limite Osmanzi, siamo al limite dell'area di rigore. Ancora il francese che porta a spasso la sfera, chiede la collaborazione di Branzani, buona la verticalizzazione in area di rigore, attenzione per Antonazzo che va al traversone con le mani, il portiere riesce a smanacciare provvidenzialmente, vedete che dove si è piazzato, due uomini sono uno a fianco all'altro sulla linea del dischetto, sul dischetto, poi un altro davanti al portiere, vedremo perché sono comunque in fuorigioco, vedete adesso tornano al loro posto. La punizione e il palo, palo incredibile sulla punizione calciata dal Taranto. Castellazzi che allarga a beneficio di Cavagna, inseguito da Antonazzo, Cavagna sul pallone, fermato da Antonazzo, la sfera termina sui piedi di Falcinelli che mette in movimento Cavagna, il tiro e c'è il fuorigioco, però fuorigioco a segnalare l'annullamento della rete. Garufo, sul pallone c'è anche Penzalfini, sedicesimo minuto, ecco il destro di Garufo, pallone che termina direttamente sul fondo, palla a terra da parte del numero 10 biancazzurro, una serie di finte, poi il cross insidioso e poi attenzione, colpo di testa di Lamantia che anticipa Bremek, mette il pallone sul fondo sul cross di Cavagna, Penzalfini il quale prova a rilanciare in profondità per Guazzo, attenzione a Guazzo, se ne va tutto solo Guazzo, salta il portiere, Guazzo porta vuoto il tiro, non si possono sbagliare queste palle gol, Guazzo l'ha sprecata clamorosamente. Poi la Taranto prova a distendersi in contropiede, velocissimo Antonazzo, se ne va sulla destra, Antonazzo attenzione, siamo al limite dell'area di rigore, palla per Guazzo, la conclusione, la parata, ancora Guazzo, la spreca ancora. Ancora Guazzo, ma quando la mette dentro? Ecco Osmanzi che se ne va fra due, attenzione, Osmanzi chiama palla Guazzo, la riceve e il tiro e anche stavolta para il portiere, 36esimo, tre volte al 31esimo, 34esimo e 36esimo sempre con Guazzo. Nuovo entrato Papa, attenzione, si libera di Colì, poi dà la sfera, traversa sulla Mantia e poi palla fuori. Al 38esimo, colpo di testa di Colì, poi attenzione, fuori gioco. Alzata la bandierina, battuto il calcio di punizione, vediamo che l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, non c'è stato neanche il tempo di far entrare Colombini, la partita è finita 0-0, decimo risultato utile consecutivo per il Taranto che sale a quota 46, ma questa volta sicuramente c'è molto da recriminare. Risultato
positivo, però ecco, rimane un pizzico d'amaro in bocca perché stavolta si poteva davvero portare a casa i tre punti. No, davvero, rimane un po' di amaro in bocca per quello che abbiamo costruito, penso, oggi. Penso che oggi il Taranto ha dimostrato l'opposto di quello che è in casa. In casa siamo cinici, spietati, cattivi, mentre oggi abbiamo creato tanto, però non siamo riusciti a buttare la palla dentro. Rimane l'amaro in bocca, però diamo continuità a questi risultati, restiamo in zona playoff e niente, ce la giochiamo fino alla fine. Oggi sei andato più volte al tiro rispetto alle precedenti domeniche su un'azione, quella del diagonale alla mezz'ora del primo tempo. Forse c'era Rantier tutto solo in area, non l'hai visto proprio? No, non l'ho visto, Julien. Se me ne sarei accorto, per il mio altruismo personale che ho, penso che gli avrei passato la palla tranquillamente. Ho provato a calciare in porta, però la palla non è andata dentro. Però io sono sereno, rimango tranquillo, perché per un attaccante, lo so, il gol quando manca è un problema, però finché diamo continuità al risultato, il Taranto vince, faccio segnare gli altri, penso che per me un problema non sussiste. Andiamo avanti e niente, il nostro obiettivo è quello di centrare playoff, penso che adesso ci siamo ancora dentro, restiamo attaccati al treno, ce la giochiamo contro chiunque. Ecco, sei arrivato da ex qui a Foligno, hai fatto 12 gol nel 2007-2008 con Bisoli in panchina, hai cercato forse più insistentemente la via del gol oggi per quel classico sapore del gol dell'ex, perché ti abbiamo visto tirare più spesso da fuori. No, ma io penso di aver fatto sempre il mio, penso di fare quello che mi chiede mister Dionigi, di giocare per la squadra e se arriva di far gol. L'importante non è guardare al proprio io, al proprio orticello, ma di guardare al bene del Taranto Calcio e di dare una gioia a questi tifosi che sono arrivati qua in tanti. Guardando la classifica? Guardando la classifica mi sa che siamo 46, 47, 48, 52, 63, o no? Sì, ma guardiamo anche giù, no? Adesso. No, guardiamo il Foggia, Foggia vinto. Memoria. Uno non è che non la guarda per numeri, però io per come sono fatto guardo al Taranto, guardiamo a noi stessi, facciamo la corsa su noi stessi, cioè giochiamo domenica per domenica, poi bisogna guardarla a maggio la classifica. Il Foggia dimezza lo svantaggio da 4-2, ma Siracusa e Lanciano con le sconfitte odierne mi pare che si siano tirate definitivamente fuori. No, ma ti dico, io le altre squadre le conosco poco, le conosco per quello che vedo sui giornali e sulla carta. Quello che conosco bene è il Taranto, questo gruppo, questa società, questi tifosi. Sono consapevole delle mie forze, delle nostre forze, delle forze che può dare questa città a questi tifosi. Purtroppo sono sereno, è la cosa che mi dà il sorriso sulle labbra e mi fa guardare con ottimismo in avanti. Branzani, al quale non avremo difficoltà oggi ad assegnare la palma di migliore in campo perché ha giocato una partita perfetta dal punto di vista dell'impegno, dal punto di vista anche dell'intelligenza tattica, e ti sei fatto trovare pronto, davvero complimenti. Grazie, grazie, fa molto piacere, anche se speravo in una vittoria. Abbiamo avuto molte occasioni, solo che non siamo stati bravi a sfruttarle tutte quante, siamo stati sfortunati sul palo e siamo stati anche graziati sulla traversa loro. Tra l'altro una di queste occasioni, forse la più clamorosa, al 15° del primo tempo è nata dai tuoi piedi, da un cross dalla destra che hai messo palla in mezzo sul piattone di Osman, che poi è andato incredibilmente a sbagliare. Lì peccato, si poteva decidere la partita. Sì, 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 però l'ho detto, siamo stati sfortunati a non realizzare quella rete, ma anche la punizione, altre occasioni da rete che abbiamo avuto comunque nel secondo tempo. Abbiamo giocato bene, l'unica pecca è questa qui, che non siamo stati molto cattivi sotto porta. Ecco, non vi siete lasciati condizionare, voi che siete entrati in campo per sostituire gli assenti, dal fatto che si parlasse di un Taranto in emergenza, in grave emergenza? No, no, ma noi ci sentiamo tutti titolari in questa squadra, cioè siamo un bel gruppo, quindi il mister, come ha sempre detto, è molto fiducioso in tutti gli elementi della squadra, a partire dal portiere fino all'ultimo. Solo niente, io con Pippo ci ho giocato tutto l'anno, quindi lo conoscevo a memoria, penso che abbiamo giocato bene, però mi ha lasciato due punti pesanti, anche se comunque era difficile questo campo, lo sapevamo già dall'inizio, una squadra che comunque lotta a salvarsi, e tutto qui. Qual è lo stato d'animo con cui lasciate lo stadio Blasone di Foligno? No, lo stato d'animo è comunque buono perché siamo consapevoli che possiamo fare grandi cose e niente, siamo ancora nei playoff, ci mancano 5 partite, lotteremo
dalla prossima domenica, da martedì fino alla fine del campionato. È stata una partita difficile per noi perché dagli alti contenuti emotivi, e quindi era prevedibile partire contratti come è avvenuto, però è chiaro che pensavo che la mia squadra man mano che passassero i minuti poi prendesse un po' confidenza anche col gioco, col terreno. Invece sinceramente abbiamo fatto fatica, credo che non ho nessun problema ad ammettere che ai punti avrei potuto vincere tranquillamente il Taranto, perché sul computo delle occasioni credo ha costruito qualcosa in più di noi, però sarebbe stato perfetto da parte nostra una partita fatta in sofferenza, ecco, e magari quell'episodio finale acchiappare una vittoria così sarebbe stato, il calcio sarebbe stato bello per questo, e purtroppo non è stato. Ci ritroviamo più o meno sulla stessa posizione di prima, è chiaro che dobbiamo presentarci in tutt'altra maniera sotto il profilo mentale, perché insomma non è così che ci si salva. Forse gli errori sotto porta del Taranto hanno in un certo modo anche dato più forza nel secondo tempo al Foligno, che ha cercato di spingere sull'acceleratore sulle ali dell'entusiasmo sugli errori del Taranto. Ma diciamo che nonostante insomma il Taranto abbia creato delle buone manovre, nel secondo tempo ci siamo messi in maniera differente, ho scelto di mettere tre giocatori davanti, uno centrale con giocatori larghi, e credo che questo ci abbia consentito un pochettino di creare altre cose davanti, perché insomma fino alla fine del primo tempo avevamo creato veramente poco, e diciamo che poi in alcuni frangenti è chiaro che ci siamo scoperti. Il Taranto poi quando riparte ha giocatori che hanno gamba, quindi diciamo che insomma un punto guadagnato per il Foligno, guadagnato, diciamo che un punto altre volte ma non abbiamo buttati via talmente tanti che faccio fatica a dire punto guadagnato.